Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. La Juventus è alle prese con una stagione complicata nonostante una campagna acquisti estiva importante e ricca di calciatori di grande esperienza e respiro internazionale. Risultati e gioco stentano e Allegri è sempre nel mirino della critica. In campo si cerca quindi continuità mentre al di fuori la dirigenza pensa già al prossimo futuro in ottica calciomercato. La Juventus ha fin qui deluso in stagione sia in campionato che in Champions, ma il club di Agnelli pensa già anche a quelle che saranno le prossime strategie di mercato. Sono infatti parecchi i calciatori già accostati al club bianconero in vista della sessione estiva del prossimo anno. In 5 dalla Liga, calciomercato Juventus, tra campo e futuro, si pensa già alla prossima estate. Doveva essere la stagione del grande rilancio ai massimi livelli e invece per ora è stata probabilmente anche più deludente di quella scorsa per la Juventus di Massimiliano Allegri. Gioco e risultati zoppicano pesantemente ed anche la posizione del tecnico è stata più volte messa in discussione dai tifosi innervositi soprattutto sui social. A Vlahovic e soci serve ritrovare serenità ed un minimo di continuità che per ora sono mancati a più riprese, soprattutto in Champions League dove il percorso appare già compromesso dopo 4 giornate. In Serie A la distanza è siderale dalla vetta e la Juve dovrà quindi rimboccarsi le maniche per dare una svolta. Intanto al di fuori del terreno di gioco a suonare la carica potrebbe essere la società a suon di nuovi innesti. La prossima estate il richiamo spagnolo potrebbe essere molto forte. Calciomercato, i 5 obiettivi dalla Liga della Juventus, da Asensio a Pedrazza. L'intenzione futura della Juventus è quindi quella di tornare alla carica anche sul mercato per offrire una rosa ricca di talento e varianti in ogni ruolo in una sorta di mini rivoluzione. Secondo quanto evidenziato da fishies.net, sarebbero ben 5 i nomi che la società bianconera avrebbe messo nel mirino direttamente dalla Liga, un mercato estivo quindi tutto in salsa spagnola. Per la fascia sinistra l'idea è Pedrazza del Villarreal, in alternativa Ben Sebaini dalla Bundesliga, per prendere il posto di un Alex Sandro in calo ormai da diverso tempo. Stessa squadra di provenienza del solito Pau Torres, forte centrale mancino che potrebbe fare comodo e dai costi importanti, mentre dal Valencia di Gattuso il mirino è sul portiere Mamardashvili anche se il suo contratto ha scadenza 2027 ed avrebbe una clausola imponente. Per il centrocampo De Paul è il grande separato in casa di Simeone, desideroso di rientrare in Serie A, mentre in attacco Asensio potrebbe essere la grande chance a costo zero. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.